rimasta molto colpita in questa campagna elettorale che abbiamo voluto fare in mezzo alla gente. E quindi noi andavamo nelle piazze, nell'epoca in cui invece tutti pensano la politica si fa con i social. E la cosa che a me colpiva era che tanto più si abbassava l'età dell'interlocutore, tanto meno l'interlocutore era interessato alla politica, perché ti rispondeva tanto non cambia niente. Se i giovani, principalmente i giovani, il loro messaggio era tanto non cambia niente. Cioè, questa è una cosa tragica, perché è chiaro che il mondo non può cambiare, perché se la maggior parte delle persone pensa che tanto non cambia niente, poi a quel punto l'epoca in cui ha i massimi strumenti per partecipare, peraltro, e il massimo livello di istruzione possibile. È un paradosso, no? Cioè, un paradosso. Andare davanti a Palazzo Nuovo e sentire la totalità dei ragazzi lì davanti, quindi che facevano lettere, filosofia, perché sempre quello è, o legge anche, e che ti rispondono tanto non conta niente, non mi importa, io non mi interesso di politica, per me è stata una pugnalata, perché non c'è neanche l'interesse, cioè neanche, non c'è più neanche l'interesse, a me non interessa. Il problema quindi è questo, non la tecnologia del web in sé, il fatto che sia cambiata la guerra. Potenzialmente è la cosa più potente che c'è. Io parlavo di quelli che ci stanno, poi c'è il problema di chi non vi partecipa proprio a questa... No, ma ci stanno nella corazza, non ci interessa cambiare il mondo, non interessa... Esatto. Questa roba dei like, della gente che si fotografa e ogni istante è spaventoso. Non ti godi il mondo, perché quello che conta è l'immagine che poi metti e posti e fai la storia. Questo aspetto del mondo in dove sta andando, io lo trovo abbastanta spaventoso. Il Crodus X Alta. Questo è il mondo che abbiamo, con questo ci dobbiamo misurare. Lo so. Qualche storia, è inutile, quindi dobbiamo capire qua come ci muoviamo. Che strada facciamo? Qua. Però ti dico, questa cosa della partecipazione e di che senso della partecipazione e di che cosa ci faccio con questa partecipazione e il senso della politica, che per me però è l'essenza, perché dove non c'è politica ci sono i mondi devastati. Allora come possiamo cambiare, no, quest'idea? Certo, se tu dici non cambia niente e ti ritiri, continuerà a essere come era una volta. Secondo me in questo mondo dobbiamo dire no, non è così, ma io non credo che sia proprio impossibile, no, cambiare le cose. Io ci conto sempre. Ma si vede che non c'è la necessità, di solito le cose si fanno per necessità. Negli anni 60 ce l'avevano magari. Adesso non c'è la pena. Devo dire una cosa rispetto a questo del like. I migranti che vengono qua usano i social, ma sono anche comunità tra di loro, cosa che noi forse abbiamo un po' perso. Si incontrano nelle loro piazze, nei loro luoghi, quindi sanno utilizzare sia i nuovi media, ma anche un po' riprodurre quelle che erano le dinamiche di una volta. Questo vorrebbe dire che la Tara non è nel media, nel medium. Ma la Tara è che tipo di comunità che siamo? Senso di comunità. Però mi chiedevo, come possiamo mettere insieme un cavilame della situazione, quindi uno che ha un seguito enorme e quindi ha tutti i giorni gente che guarda le sue storie, che lo imita, che impara magari qualcosa da lui, che ascolta i suoi messaggi, perché essendo uno carino fa anche delle cose di beneficenza, si mette in mostra, si mette in gioco sui valori, insomma. Come possiamo fare a dialogare lui o chi per lui, che ha un'influenza così grande su un vasto numero di persone, con quelle persone che invece non partecipano più? Posso provare a rispondere? Non possiamo farli dialogare, perché stai perché stai facendo un parallelo tra chi si occupa di intrattenimento e chi si occupa di politica. Cioè, è ovvio che chi si occupa di intrattenimento ha 120 milioni di follower. È un influencer, si occupa di intrattenere, di dare la sua visione, la sua opinione sulle cose, però è diverso da appunto far politica, quindi non possono dialogare, appunto. Cioè, ma infatti lui dice come intercettare questi che si vogliono svagare, 120 milioni, nella cosa invece di farli interessare alla cosa pubblica. Non puoi, cioè sì, tramutiamo tutto in svago. All'intrattenimento, cioè, ragione i romani, 4 anni di giochi.
divertirsi da morire. Postman ha ragione, la tendenza dall'Ottocento ad oggi è una società sempre più ludica, sempre più giocosa. Ma scusa, sarebbe anche un po' un controsenso non riconoscere questo come un valore, cioè mi sembra che appunto stiamo tutti al mondo più o meno, almeno mi piace credere che stiamo tutti al mondo per starci bene. Certo, è un dato di base. E se ad esempio uno sta bene occupandosi del ludos, del divertimento, dell'intrattenimento e non occupandosi di politica, cioè è sacrosanto. È anche ovvio che nel paese dei balocchi siamo tutti allegri e felici, siamo sicuri che la vita sia solo quella? No. Cioè nell'intrattenimento è ovvio che tutti rinviamo i nostri pensieri più cupi e divertimento e siamo tutti più felici. Io credo che sia un po' più complesso della procrastinazione, io credo che sia proprio una questione di, siccome abbiamo tutti molto chiaro costantemente cosa è il dolore e cosa è la difficoltà di stare al mondo, la questione è la ricerca del benessere, la ricerca della propria felicità. Negli anni, nei secoli, nei millenni, cioè chi ha trovato la sua felicità esclusivamente facendosi di oppio, c'è chi l'ha trovato in altri modi, guardando Camilame su Instagram, non lo so. Ognuno cerca di capire un po' come stare bene al mondo. Cioè, la politica, lo stare insieme, la comunità, no? Esiste, giusto? Esiste. A me sembra di non starla facendo nel momento in cui da 10 anni portiamo avanti questa cosa qua, ad esempio. Sì, esiste, però questo è un evento, ma non è la comunità. La comunità è fatta d'altro, cioè noi siamo degli animali sociali e la società potremmo decidere che ognuno vive autonomamente, ma non funzionerebbe, insomma, no? Questa cosa. Allora, questa società così costruita ha delle regole e ha bisogno della politica, cioè ha bisogno di qualcuno che prenda delle decisioni, altrimenti non avremmo i pullman, non avremmo le strade, non avremmo l'acqua potabile, cioè non avremmo tutta una serie di servizi che sono indispensabili per stare bene, per essere felici, perché in un ambiente dove non ci fosse qualcuno che decide e struttura, no? Sarebbe il caos più totale e noi non vivremmo bene. Allora, come si concilia sta cosa? Cioè, comunque, se nessuno andasse a votare, appunto, ci sarebbe qualcun altro che decide per te e magari decide che quel mondo lì non è il mondo che piace a me. Questa disaffezione alla politica è un po' l'espressione di questa situazione, cioè che oggi persone come Ilaria hanno una comprensione dello stato delle cose, no? di infelicità se vuoi, ma anche altrettanto di impotenza, cioè di non poter farci nulla, cioè di non poter agire, prendere decisioni che cambino le condizioni che tu rammentavi che sono comuni, cioè io devo avere l'acqua potabile, devo avere l'istruzione, devo avere una sanità che funziona, no, è che qualcuno deve orientare le risorse della società, la ricchezza su questi beni. Ma incidi, come fai a incidere? Cioè, a parte che uno dice che non cambia niente se vado a votare o no, perché di solito comanda il mercato, più o meno, ormai. È più complicata la faccenda, il mondo è molto più disarticolato, sembrava più ovvio, ripeto, Renato se lo ricorda certamente, la fine della storia di Fukuyama, che all'inizio degli anni 90 diceva, è finita, andiamo tutti lì, e non è successo. Noi oggi ci misuriamo con modelli ibridi stranissimi che stanno in giro per il mondo, la Russia è un modello ibrido, la Cina è un modello strano ibrido, il Sud America non si capisce che cos'è e l'Islam non ha avuto evoluzioni a oggi nella direzione in cui immaginavamo noi. Non è vero che sta vincendo quel modello, perché spesso noi stiamo parlando, quando parliamo dell'uomo, dei bisogni, parliamo dell'uomo occidentale, non è che stiamo parlando degli altri. Non solo, ma c'è persino un regresso delle società. Se voi ci pensate, il PNRR europeo è un piano quinquennale socialista. Essendosi piantata la crescita, che non sgorga più dal mercato, dalle iniziative, oggi noi stiamo mettendo tipo 300 miliardi solo in Italia, non so quanti nel resto, 1000 ne più o meno nel resto d'Europa, con un'autorità centrale che sta dicendo andiamo lì. Dov'è il mercato? Dov'è il liberismo in tutto questo? Non c'è. C'è un'autorità europea che dice oggi tutti in quella direzione lì, digitale e green. Questo è socialismo per certi versi. Un'autorità centrale che decide dove va lo sviluppo.
mentre la logica del mercato è che sono le forze del mercato che decidono in base ai bisogni, eccetera, eccetera, dove va. Non è socialismo. E non è un mercato, perché non c'è una domanda di consumatori, non c'è niente. È un'autorità centrale che, dovendo rimettere in moto la macchina della crescita, sostanzialmente, non sa come fare, metto paccate di miliardi su attività nella speranza che questa cosa suscitino cambiamento e crescita. Perché cambiamento e crescita nella società non stanno bene. Ma sempre funzionale, non ha una ricchezza reale, condivisa generale, funzionale al profitto. È quello che dice. Non gli interessa. Però sai l'idea? Qui ci stanno 1.000 miliardi, fatene che volete, ma dovete farlo, non dove volete. Dovete farlo qui e qui. Questo è dirigismo in un mondo normale. Sì, non socialismo. Non c'è niente di mercato in tutto questo, è puro dirigismo di Stato. Oggi stiamo decidendo un'accelerazione improvvisa. Improvvisa, decisa in un punto politico, ripeto, non è che sgorga dai bisogni. L'unica cosa è che in questo momento la stiamo decidendo statalmente, si va in quella direzione. Io non sono certo che poche elite possano decidere, debbano decidere dove va un intero pianeta.